se vogliamo utilizzare i bipolari come amplificatori, dobbiamo prima di tutto polarizzarli in zona attiva diretta. Ok? Quindi prima cosa è come facciamo a polarizzare in zona attiva diretta i transistori bipolari. Allora, vabbè, più o meno sembra una cosa abbastanza ovvia, perché abbiamo visto quali sono i valori di tensione e corrente da applicare per avere tutto polarizzato in zona attiva diretta. Però dobbiamo stare attenti, perché dobbiamo fare conti con quella che è la che sono alcuni problemi che si possono venire a creare. E in particolare ci sono due aspetti che sono importanti da considerare e che vedete in qualche modo ci obbligano ad alcune soluzioni per la polarizzazione. Allora, i due aspetti da considerare sono questi due. Uno è la temperatura, perché la temperatura di funzionamento di un circuito integrato nel tempo cambia. Lo potete immaginare, cambia perché cambia la temperatura ambiente, ovviamente, ma cambia anche perché durante il funzionamento del circuito l'apparecchio si scalda e quindi la temperatura cambia. Se vi ricordate, nelle giunzioni PN la caratteristica dipende dalla temperatura in modo forte, perché c'è quella tensione termica KT su Q che è proporzionale alla temperatura e sta dentro l'esponente dell'esponenziale, quindi è un effetto molto molto amplificato. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se non prendiamo particolari avvolgimenti, quando cambia la temperatura, a parità di tensione applicata alle giunzioni, cambia le correnti e quindi cambia il comportamento del dispositivo, cambia il punto di riposo. Ora, è chiaro che a noi una cosa del genere non fa piacere, perché noi vogliamo che un amplificatore funzioni nello stesso modo anche se cambia un po' la temperatura. Ok? Quindi, cosa dobbiamo fare? Non possiamo fare niente sul dispositivo, perché il dispositivo ha quella dipendenza lì, dalla temperatura. Dobbiamo cercare di progettare il circuito in modo tale che il circuito non sia molto dipendente dalla temperatura, sebbene lo sia il transistore. Dobbiamo capire come fare. Ok? Quindi scrivo così: la polarizzazione deve rendere il punto di riposo poco dipendente, indipendente sarà difficile, ma diciamo poco dipendente dalla temperatura, e poco dipendente dal beta F, che è la quantità che può variare di più. In realtà non è solo beta F che varia, ma insomma beta F è una delle quantità che può variare di più del transistore. Allora, dovete ricordare prima di tutto questo, che una corrente di un diodo è proporzionale a IS per E alla VD diviso KT su Q meno 1, a parte il fattore di idealità. Quindi la temperatura c'è in modo molto diretto. In realtà, per essere precisi, la temperatura è esplicitamente presente qua,
E anche qua dentro è presente. Anche la corrente di saturazione inversa dipende dalla temperatura. Quindi ci sono due aspetti in cui la cosa è presente. L'altra cosa da ricordare è che, se ricordate, beta F era definito come alfa F diviso 1 meno alfa F. Alfa F è il guadagno di corrente, d'accordo? Che si ha in accordo al modello di Ebers e Moll. E vi ricordate, è un numero molto vicino a 1. La parte, diciamo, che manca rispetto a 1 è tipicamente dovuta alla corrente di, per esempio, in un transistore NPN, di lacune tra base ed emettitore, se ricordate. Allora, io qui vi vorrei far notare una cosa, che per come è fatta l'espressione in beta F, basta una piccolissima variazione di alfa F per avere una variazione molto grande di beta F. E questo è quello che succede. Vediamo un esempio un attimo. Se io prendo alfa F uguale a 0,99 e faccio la sostituzione, beta F mi viene, no, 0,99 diviso 0,01 mi viene esattamente 99. Va bene? Se alfa F vale 0,995 e faccio questa divisione, beta F mi viene 199. Quindi una variazione minuscola, no? Di mezzo per cento di beta F, poiché il denominatore è così piccolo, fa sì che si abbia una variazione del 100% di beta F. Ok? Questo fa sì che nella pratica facilmente ci saranno delle tolleranze in alfa F, quindi delle differenze tra il valore che io mi aspetto e il valore che ottengo nel dispositivo, e queste si traducono in delle fortissime variazioni di beta F. D'accordo? Questo, quindi, c'è una differenza non solo tra quello che io mi aspetto e quello che esce dal transistore, ma se prendo due transistori che mi vengono venduti come uguali, poi esattamente uguali sarà difficile che siano. Se anche ci fosse una differenza di mezzo punto percentuale sull'alfa F, io questo lo vedrei in una differenza di un 100% di beta F. Quindi devo essere consapevole del fatto che, quando compro dei dispositivi per realizzare dei circuiti, questi verranno con delle differenze anche molto forti, e il circuito deve compensare per queste differenze. D'accordo? Immaginate se si tratta di fare una piccola produzione, devo realizzare, no, 10.000 pezzi tutti uguali dello stesso circuito, e io ho i transistori che devo utilizzare. Che transistori varieranno tipicamente in questo intervallo qui, quindi mi dicono: guarda, beta F è circa 150, ma vuol dire che magari è da 100 a 200, e io devo realizzare dei circuiti che siano tutti uguali. Che è chiaro, poi, quindi, chi compra vuole il funzionamento previsto, non è che può stare a... Non capisce neanche il problema, no? Quindi questo è un aspetto importante. E è un aspetto che nel tempo è stato trattato in molti modi diversi, no? Perché in applicazioni di estrema precisione questo tipo di problema viene a volte affrontato tarando a mano ciascun circuito. Ciascun circuito viene successivamente tarato a mano, o più recentemente automaticamente tarato. Questo sempre per compensare le variazioni, ed è una cosa abbastanza normale, diciamo. Per fare un esempio proprio banale, gli orologi al quarzo si sa che a un certo punto derivano, no? Quindi tipicamente uno a mano li può rimettere, ma di solito c'è spesso anche una bitina interna per fare una taratura, no? Ma per esempio, sui processori, un tempo, quello che veniva fatto, venivano fatti dei test, usciti i processori dalla
dalla fabbrica, venivano fatti diversi contenitori, si provava la massima frequenza di funzionamento del processore e a seconda di quanto veniva la massima frequenza di funzionamento testata, si buttava il processore nel sacco, il processore funzionava, che ne so, a 1 GHz e il sacco che funzionava a 2 GHz. Okay? Non erano fatti diversamente, la stessa categoria di processori con diverse velocità di clock. Non erano realizzati in modo diverso, erano gli stessi, quelli venivano più veloci, quelli venivano più lenti. Ok? Quindi ci sono modi differenti. Perché? Perché sono differenze talmente grandi che non si possono compensare completamente. No, però è importante gran parte di queste differenze riuscirle a compensare con il circuito. Ok? Quindi per i bipolari essenzialmente sono queste: la temperatura che interviene negli S nella temperatura in modo esplicito nell'esponenziale, e il beta F che interviene chiaramente nel modello di Ebersen-Moll, no? Allora, com'è che si fa? E vi faccio vedere direttamente la soluzione, perché diciamo poi da lì si torna indietro e si capisce perché tutto sommato quei pezzi servono tutti. Il modo più classico per fare per polarizzare un transistore bipolare in zona attiva diretta è il cosiddetto circuito di autopolarizzazione. Circuito di autopolarizzazione è un circuito a quattro resistenze. Rappresentato così. Vedete, in pratica c'è un partitore costituito da R1 e R2 che fa arrivare sulla base una frazione della tensione di alimentazione VCC. Questa qui la chiamiamo VB, questo lo chiamiamo VC, questo lo chiamiamo VE, e poi al collettore si porta la tensione di alimentazione attraverso una resistenza RC e l'emettitore si collega a massa attraverso una resistenza RE. Allora, proviamo a scrivere le equazioni di questo circuito. Ma per comodità facciamo prima questa cosa, cioè rappresentiamolo così, circuito di autopolarizzazione. Quindi qui c'è una batteria di valore VCC. Qui c'è un'altra batteria. Ma splitto, cioè divido in due la cosa, non è che non mi cambia. E poi per comodità applico da questa parte, tra il nodo B e massa, l'equivalente, il teorema di Thevenin, no? Quindi schematizzo questo blocco con un generatore equivalente di Thevenin. Quindi cosa devo fare? Devo aprire qui, calcolare la tensione a vuoto, la chiamo VBB, la tensione a vuoto, ok? Che è la partizione di VCC semplicemente. Quindi VBB è VCC per R2 diviso R1 più R2. E poi abbiamo una R, ma chiamiamola RB, che è la resistenza equivalente a Thevenin, che non è nient'altro che il parallelo di R1 ed R2.
Quindi in pratica io mi trovo al termine di questa operazione con un circuito fatto così. Qui c'è UBB, qui c'è RB, questa è R, questo è RC, e questo è VCC. Di nuovo ho questa corrente qua che è la IB, questa corrente qua che è la IC, e ovviamente questa sarà la somma di B e C. Allora, scriviamo l'equazione alla maglia d'ingresso. La scrivo qua. Ho VBB uguale RB per IB più VBE più RE che moltiplica IB più IC. Allora, questa espressione qui la copio nella pagina successiva. Dunque, VBB uguale RB IB più VBE più RE che moltiplica IB più IC. Allora, poi mi devo ricordare cos'è l'espressione in zona attiva diretta. L'abbiamo calcolata insieme. In zona attiva diretta avevamo trovato, vi ricordate, che C era uguale a beta FB più beta F più 1 IC0, dove IC0 era uguale a ICS per 1 meno alfa F alfa R. Questo è un calcolo che avevamo fatto a suo tempo. Perché ve lo scrivo adesso? Perché a questo punto noi cosa potremmo fare? Potremmo ricavare da questa espressione qui IB e sostituirla sopra. Va bene? Quindi io potrei fare così. Potrei fare VBB uguale. Allora, VBE più REIC più RE più RB tutto per IB, dove IB è uguale a IC su beta F meno beta F più 1 diviso beta F per IC0. Allora, domanda: come si fa a rendere IC, che è quello che vogliamo, poco dipendente da beta F e temperatura? Allora, questo si vede abbastanza bene, no? Un pochino di... Io cosa ho che dipende un po' dalla temperatura da beta F? Ho questa VBE, che è la tensione applicata sul diodo che dipende dalla temperatura. Poi ho questo beta F che compare esplicitamente qui e questa IC0 che dipende dalla temperatura. Poi tutto il resto direi di no.
Quindi devo cercare di neutralizzare il più possibile questi effetti. D'accordo? Ok? Allora, quindi andiamo per gradi. Prima, per eliminare la EC0, cosa devo fare? Devo cercare di avere questa parte più piccola di questa. Quindi dovrei cercare di avere EC0 piccola rispetto ai B. E questo è il termine. Se EC0 è molto più piccola di B, praticamente non conta. Ok? Siccome la EC0 è una costante e B la scelgo io, devo fare in modo che B sia molto maggiore di EC0. Quindi devo evitare di avere correnti troppo piccole. Ok? Quindi, cosa numero 1, IB molto maggiore di IC0. E questo è facile perché IC0 è piccola, quindi questo vuol dire in modo molto diretto non polarizzare con correnti troppo piccole. E questo, diciamo, beh, viene anche senza pensarci troppo perché veramente IC0 è molto piccolo. Una volta fatto questo, guardiamo qui. L'altra cosa che dovrei cercare di fare è rendere trascurabile questo pezzo rispetto a questo. Cioè dovrei fare in modo che RE più RB diviso beta F sia molto più piccolo di RE, di modo che questo termine qui nella somma non conti rispetto a questo. Allora, beta F abbiamo detto è grande, no? Non è, abbiamo visto prima nell'esempio prima 100, 200, insomma, un valore grande. Quindi RE su beta F è sicuramente molto più piccolo di RE, non mi devo preoccupare. Mi devo preoccupare che anche RB su beta F sia molto più piccolo di RE. Ok? Quindi l'altra cosa è fare in modo che RB sia molto più piccolo di beta F per RE. Per eliminare questo pezzo, va bene? Ok, l'altra cosa, quindi quando queste due cose si verificano, io ho tagliato questo, sono rimasto soltanto con la parte a sinistra. Ecco, siccome beta E dipende dalla temperatura un po', io devo fare in modo che anche VBE sia piccolo rispetto a VBB. Questo non mi riuscirà sempre, ma insomma, VBE cambia poco, non cambia tantissimo. Devo fare in modo soltanto che VBB non sia proprio uguale a VBE, in modo che se la differenza viene 0, poi tutte le variazioni di VBE le vedo molto amplificate, d'accordo? Quindi devo fare in modo che VBB sia, come, non voglio dire molto maggiore perché non mi serve esattamente quello. Diciamo che sia maggiore di VBE, ok? Ben maggiore di VBE. Ben maggiore. Cioè che la differenza sia più piccola rispetto alle variazioni che posso avere per VBE. Ok? Quando questa cosa è vera, allora come diventa questa espressione? Diventa praticamente VBB meno VBE uguale all'incirca a RE per IC. No, quindi IC circa uguale a VBB meno VBE diviso RE. E vedete, è sparito qualunque cosa che dipende dalla temperatura, da VB dipende molto poco, dalla temperatura. Però quel poco potrebbe essere tanto se la sottrazione al numeratore mi fa quasi zero. Ok, quindi questi sono i termini che devo considerare. Oh, da questo si capisce che, prima di tutto, sono importanti tutte quelle resistenze, perché almeno tutte meno RC, RC non è strettamente necessario, RC vedete mi servirà per un'altra cosa, ma R1 e R2 mi servono perché R1 e R2 mi determinano la VBB e mi determinano la RB. VBB dipende da R1 e da R2, no? Mi è dato dal rapporto di partizione. L'RB è il parallelo di R1 e R2, quindi io scegliendo R1 e R2 scelgo sia RB sia VBB. Quindi aggiusto queste. RE si vede che non può essere 0, se no questa condizione non è soddisfatta. Il fatto che RE non sia 0 fa sì che in pratica sparisca la dipendenza da VBF. Ok? Quindi R1 e R2 determinano RB e VBB, RE mi determina questa condizione, quindi mi fa sparire la dipendenza da beta F nell'espressione. A
A che cosa serve RC? Beh, RC si vede da qui, serve a determinarmi la VCE, perché la VCE è VCC meno RC per IC meno RE che moltiplica i B più C. Vediamo, lo scriviamo qua. VCE è uguale a VCC meno RC per IC meno RE che moltiplica IC più IB. Quindi RC determina le altre, a questo punto le ho già fissate tutte le altre quantità, la RC determina la VCE. Ok? Allora, io vi vorrei far vedere un esempio numerico per farvi apprezzare quanto questa tecnica riesce a stabilizzare il funzionamento e la zona, il punto di riposo, scusate, del transistore bipolare. Quindi proviamo a fare un esempio numerico. Guardiamo soltanto l'effetto di variazione di beta F, no? Immaginate questo transistore e immaginiamo che il beta F vari da un minimo di 60 a un massimo di 200, quindi vari di 3 volte. Okay? Tutto questo può alterare molto il comportamento. Adesso immaginiamo di, ecco, facciamo un esercizio proprio completo, no? Dunque, vogliamo polarizzare il transistore Q1, chiamiamolo, con IC uguale 1 mA e VCE uguale a 5 volt. Immaginiamo che VCC sia 10 volt, dobbiamo scegliere questa cosa. Allora, io cosa posso fare? Ma io posso fare questa operazione qui, dire vabbè, allora io scelgo un RE non tanto piccola, per esempio faccio in modo che questo punto qui vada a 2 volt. E questo qui mi vada a 2,7. Quindi 2,7 sarebbe il valore della VB. Ok? Allora, quindi a questo punto questo qui deve andare a 7 volt. Va bene. RE. Per portare questo punto a 2 volt, RE deve. Dunque, che conto devo fare? Devo fare questa valutazione, va bene. Anche nel caso peggiore, beta F, quando beta F è 60, la corrente di collettore è praticamente uguale alla corrente di emettitore, posso approssimarle come uguale, quindi sempre uguale a 1 mA. Questo vuol dire che se la tensione su questo nodo deve essere 2 volt, devono cadere 2 volte su RE e quindi RE deve valere 2 kilo ohm. Adesso devo scegliere VBB. Scusate, adesso devo scegliere R1 e R2. Allora, R1 e R2 come le scelgo? Io mi devo ricordare cosa c'è scritto prima. Ho detto tra le condizioni RB
deve essere molto minore di beta F per R e. Nel caso peggiore, beta F per R e è 60 per 2. Quindi nel caso peggiore, beta F per R e è uguale a 120 km. Quindi l'RB, il parallelo di R1 e R2, deve essere molto più piccolo di 120 km. Okay? Questo lo devo tenere a mente. Allora, io immagino di voler mettere questo nodo qui a 2,7. Allora, immagino di fare VBB uguale a R2 diviso R1 più R2 per VCC, che è 10 volt. Questo lo voglio imporre a 2,7. Va bene? Che cosa posso fare? Beh, potrei fare una cosa del genere. Qui questo è 10. Potrei fare che R1 più R2 hanno somma 10 e R2 vale 2,7 km. Così il parallelo di R1 e R2 varrà un paio di km, che è molto più piccolo di 120. Okay? Potrei fare, per esempio, quindi R2 uguale 2,7 km e R1 uguale a 7,3 km. Tornerebbe, no? Il parallelo di 2,7 e 7,3, non lo so quanto fa, facciamolo un attimo. 2,7 per 7,3 diviso 10 fa 1,97. Avevo detto un paio, va bene più o meno. Questo vuol dire che RB è uguale a 1,97 km. Ok? Quindi ho determinato tutto. Mi manca RC. RC, vabbè, vedete, qui voglio 7 volt, qui sono 10 volt, ci passa 1 mA, quindi RC deve valere 3 km. Ho determinato tutte i valori delle quattro resistenze. D'accordo? Quindi ora, una volta fatto questo, vedete, io ho fatto il ragionamento prendendo un caso peggiore. Adesso proviamo a fare il conto esatto e vedere quanto viene la corrente con 60 e con 200, per vedere cosa torna. Ho fatto un conto abbastanza approssimato, sapendo che più o meno quello era il valore. Però proviamo a fare insieme adesso. Riprendiamo i numeri. Dunque, abbiamo detto questo è 2. Questi sono 3 km, questi sono 2 km, questi sono 2,7 km e questi qui sono 7,3 km, giusto? Allora, io disegno il circuito di prima, quindi VBB, RB. RC e VCC. Quindi questa è l'IB. Allora, VBB è la partizione di VCC di prima, quindi VBB l'abbiamo appena calcolato, vale 2,7 volt. RB vale, abbiamo detto, 1,97 km, il parallelo, e poi gli altri due li abbiamo visti. Allora, adesso scriviamo l'equazione alla maglia d'ingresso. Ho VBB uguale RB per IB più VBE più RE che moltiplica IB più IC. Allora, di nuovo IB sostituisco l'espressione di prima, non sto a copiare tutto, l'avevo scritto qua, no? Scrivo questa espressione, vale la zona attiva diretta, sostituisco, mi viene questa espressione, quindi VBB uguale VBE più RIC. Dunque, riscriviamo, quindi viene VBB uguale
VBE più REIC più RB più RE che moltiplica IC su beta F più IC0 per beta F più 1 diviso beta F. Ok? Allora, trascuriamo questo termine qui. Supponiamo che ora vogliamo vedere quanto è robusto la polarizzazione rispetto alla variazione di beta F, no? Quindi per ora consideriamo che IC0 sia trascurabile rispetto a questo, quindi leviamolo di mezzo. Estraiamo IC da qui, no? Se io lo estraggo da qui mi viene IC uguale a VBB meno VBE diviso RE più RB più RE tutto fratto beta F, va bene? Allora, a questo punto facciamo il calcolo. Se beta F è uguale a 60, cosa viene? IC uguale? Dunque, non posso mi... Allora, devo fare... Allora, VBB abbiamo detto è uguale a 2,7, giusto? VBE abbiamo detto vale 0,7, va bene? Poi RE quanto valeva? 2? 2 kΩ, giusto? RB valeva 1,97 kΩ, ok? E allora beta F diamogli il valore più piccolo, 60, va bene? Quindi devo fare IC uguale a VBB meno VBE diviso RE più, aperta parentesi, RE più RB diviso beta F. Ok? Io sbaglio, quindi guardate bene voi. Questo mi viene 0,968, giusto? 0,968 milliampere. Sono, cioè, questi con tutti i tre zeri davanti sono ampere, in milliampere. Quindi 0,968, vabbè, vado avanti. Poi, se invece prendo beta F uguale a 200 e ricalcolo il C, mi viene 0,99. Giusto? Quindi da 0,97 approssimiamo alla seconda cifra significativa. 0,97 mA e 0,99 mA. Allora, scriviamo qua. Quindi in questo caso mi viene 0,97 mA quando beta F è uguale a 200 e C è uguale a 0,99 mA. Avete visto che cosa è successo? Praticamente ho una variazione enorme di beta F che viene completamente... quasi completamente attenuata. Ok? Questo è l'effetto grosso. E viene attenuata anche questa variazione VBE, perché la VBE, diciamo, io adesso ho scritto 0,7, se aumento di molto, la VBE di solito cade di 2 millivolt ogni grado che aumenta. Va bene? Quindi se aumenta la temperatura di 50 gradi, la VBE scende di 100 millivolt, 0,1. Quindi al numeratore invece avere 2 avrei 2,1. Quindi una variazione comunque abbastanza piccola, anche con 50 gradi di variazione di temperatura, che non è poco. Ok? Quindi il meccanismo di polarizzazione a 4 resistenze è molto efficace nel fissare il punto di riposo. Ecco, questo magari è un appunto che è il caso di fare su VBE. Ve l'ho detto ora a voce, ma ecco, VBE cala di 2 millivolt per grado di aumento di temperatura. Questa è la dipendenza di VBE dalla temperatura. Okay. La IC0 raddoppia ogni
più 10 gradi. Ogni volta che la temperatura aumenta di 10 gradi, C0 raddoppia. È molto dipendente dalla temperatura, ma è talmente piccola che di solito non conta. Ok? Per cui, diciamo, il meccanismo è molto molto efficiente, ed è questo il motivo per cui si usa in modo sistematico. Quindi quando io voglio usare un transistore bipolare, polarizzarlo in zona attiva diretta, vedete, faccio quello che ho fatto qua, scelgo prima la zona di funzionamento, quindi vedete, IC e VCE mi determinano sulle caratteristiche di uscita un punto, no? Perché IC e VCE sono gli assi delle caratteristiche di uscita, quindi un punto sulle caratteristiche di uscita. Per sceglierlo devo selezionare quelle quattro resistenze. Una volta che le ho selezionate, il punto è molto robusto anche con variazioni significative dei parametri. Okay? Non ho una garanzia totale che anche il comportamento del circuito sia robusto, perché deve essere robusto non solo il punto di riposo, ma un sacco di altre cose, però per il momento quello abbiamo visto. Okay? Quindi questo è un primo punto importante. E visto che parliamo di questo, non ho molto tempo, quindi approfitto per aggiungere quest'altro concetto. Un discorso analogo vale per i FET. Anche per la polarizzazione dei FET è molto efficace la polarizzazione a quattro resistenze, quella cosiddetta autopolarizzazione. Vediamo quali sono i problemi della polarizzazione dei FET. Allora, nei FET non ci sono delle giunzioni PN attraversate da corrente, va bene? Quindi la dipendenza dalla temperatura non è l'effetto più importante, non c'è, è molto piccola. Quelle caratteristiche dei diodi che abbiamo nei bipolari e nei diodi stessi, ovviamente nei FET non ci sono. Quindi la dipendenza dalla temperatura è un problema minore. Quello che è molto invece grande è la variazione che si può avere nella tensione di soglia o per i MOSFET e nella tensione di pinch-off per i JFET. Va bene? Quindi, dunque, la dipendenza dalla temperatura non è critica. È critica invece la variazione di VTH nei MOSFET e di VP nei JFET. Ecco, lì è veramente un guaio, cioè sono variazioni significative, e siccome vi avete presente come è fatta la caratteristica di un MOSFET, no? Cioè c'è una dipendenza quadratica da VGS-VTH oppure VGS-VP. Ok? È quadratica la dipendenza. Quindi se, specialmente se la differenza non è piccola e varia la tensione di soglia, varia la tensione di pinch-off, la corrente può variare molto. Ok? Noi questa cosa non la possiamo accettare. Ok? Quindi lì la polarizzazione deve stare attento a risolvere quel problema, far sì che la corrente non mi cambi se mi cambia la tensione di soglia o la tensione di pinch off. Vediamo com'è che si fa. Prendiamo il JFET per esempio. Allora, come sono fatte le caratteristiche? Di solito sono fatte così, guardate. Magari questa è la questa è la caratteristica nominale. Questa è la ID e questa è la VGS e questa è la VP. E i dispositivi possono avere una VP molto più piccola o una VP molto più grande. Ok? Allora, io vorrei farvi notare il problema nel modo più
nel modo grafico, no? Perché si riesce a apprezzare abbastanza bene in modo grafico. Allora, se io scelgo una polarizzazione che impone la VGS, sono completamente fuori bersaglio, no? Perché se impongo la VGS vuol dire che io sono su una linea verticale, quindi ho questo, per esempio, supponiamo che io imponga questa VGS qua, no? Aspettate, prendo l'evidenza. Imponga questa VGS qui, col circuito, metto una batteria su gate, ok? Allora, che cosa succede? Che se il dispositivo è nominale mi viene questa corrente, se il dispositivo è più grande mi viene questa corrente, se il dispositivo è una VP in modulo più piccola mi viene quest'altra corrente. È chiaro che non ci siamo, no? È troppo sensibile, ok? Quindi sicuramente la soluzione giusta non è imporre la VGS. Qual è la cosa più ragionevole? Mi converrebbe cercare di imporre direttamente l'ID e fare in modo che sia la VGS che sia giusta se cambia la VP. Ora, la soluzione del circuito di polarizzazione, vi ricordate, viene sempre dall'incrocio graficamente della caratteristica con la retta di carico. La cosa che dico io corrisponde a cercare di scegliere la retta di carico più inclinata possibile. Cioè io vorrei avere una retta di carico, per esempio, così. Oh. Così, no? Più inclinata è la retta, idealmente orizzontale, ma poi vedrete, orizzontale non ci riesce a farla quasi mai. Ma insomma, mi servirebbe una retta di carico il più possibile orizzontale. Va bene? Ora, disegniamo un attimo il circuito. Come si fa a fare una retta di carico orizzontale? Io devo fare una cosa del genere. Immaginiamo che questa qui sia VGG, che io applico con un partitore o con una batteria, mi basta scegliere una resistenza opportuna sul source. Perché? Va bene, vi faccio vedere, scusate, il disegno già completo. Immaginiamo di avere una polarizzazione a quattro resistenze come questa, no? Immaginiamo che questa sia VCC e questa sia VCC. Va bene? Allora, qui io posso applicare l'equivalente Thevenin e quindi scrivere questa resistenza RG che è analoga all'RB che avevo prima e questa VGG. Tensione VGG, d'accordo? Dove VGG non sarà altro che VCC per R2 diviso R1 più R2. Va bene? Poi qua ho il JFET, questo è RS, questo qui è RD e questo è VCC. Allora, scriviamo l'espressione alla maglia d'ingresso. Ricordandoci che la corrente di gate è nulla, quindi in RG non passa corrente. Quindi avrò che VGG è uguale a VGS più RS per ID. Questa corrente è uguale a ID. La ID entra dal drain e esce dal source. Quindi avrò VGG uguale a VGS più RS per ID. Questa espressione qui è esattamente la retta di carico. Infatti, quando la corrente è uguale a 0, VGS è uguale a VGG, quindi l'intercetta qui è proprio VGG. E la pendenza di questa retta è meno 1 su RS, quindi più grande faccio RS, più piatta è la retta. Quindi in pratica questo mi dice, guarda, cerca di fare una VGG più grande possibile, quindi scegli R2 grande, e una RS più grande possibile in modo che la retta venga quasi piatta. Va bene? E quella è la scelta che cerchiamo di fare.
una volta che la corrente è costante, la VDS viene imposta, perché vedete, da qui VDS è uguale a VCC meno RD più RS per ID, quindi non dipende più dalla tensione di pinch-off. Se l'ID è costante, è imposta bene, anche VDS viene imposta bene. D'accordo? Quindi vedete, da qui si capisce, forse ancora meglio, che se io l'RS, più piccola scelgo l'RS, più il punto di riposo è sensibile alle variazioni. Perché se l'RS è più piccola, la retta è più inclinata e il punto di riposo è più sensibile alle variazioni. D'accordo? Quindi qui la mia ricetta è RS grande e per avere il punto di riposo che vogliamo anche la VGG deve essere abbastanza grande. Per avere VGG grande bisogna che scelga R1 e R2. Quindi di nuovo mi serve una cosa a 4 resistenze. R1, R2, RS per fissare la corrente e RD per fissare la VDS. Ok, qui fatemi aggiungere la cosa. VDS è uguale a VCC meno RD più RS per ID. Per i MOSFET il discorso è completamente analogo, perché per i MOSFET le caratteristiche di uscita sono, le transcaratteristiche, sempre mi conviene far vedere quella, ID in funzione VGS. L'effetto principale è lo stesso, cioè in pratica io ho una transcaratteristica nominale che è fatta così, quindi mi dice il produttore, guarda, la tensione in soglia è 2 volt, questa è la caratteristica. E io sono tutto contento, poi in realtà mi varia da 1 volt a 3 volt tranquillo. Quei 2 volt vuol dire, no, in media. Quindi, e come varia? Varia di solito da così a così, su questo grafico. Ho esagerato, su questo grafico qui, va bene? Quindi di nuovo è esattamente uguale al primo discorso. Non posso permettermi di scegliere, di imporre la VGS. Non avrebbe senso, no? A quel punto non ho più nessun controllo sulla corrente e non ho quindi nessun controllo sulla VDS, perché se la corrente cambia, mi cambia anche la VDS. Devo cercare di avere una caratteristica, una retta di carico inclinata, diciamo così. Forse posso farla anche un po' meglio. Esagero, questi disegni sono un po' esagerati, sia come variazioni, sia come tutto per farvi capire il meccanismo, non è che... E di nuovo il meccanismo è esattamente lo stesso, questa intercetta sarà la VGG e questa pendenza sarà meno 1 su RS. Però vedete, più è piatta, più è semplice imporre una corrente poco dipendente dalla tensione di soglia. Non è quasi, a meno che uno non riesca a scegliere un RS praticamente infinito, non riesco a imporre esattamente la corrente, no? Devo tollerare un po' di variazione, ma è molto minore di quella che avrei se non mettessi la RS. D'accordo? Quindi per esempio in questo caso quello che faccio di nuovo è scegliere una polarizzazione di questo tipo. Anche qui se possiamo, sì, forse ci sta di fare un minimo di esercizio numerico, tanto per vedere. Vedi, qui abbiamo che VGG, la tensione sul gate è R2 diviso R1 più R2 per VDD e VDS è uguale a VDD meno
RD più RS per ID. Quindi una volta che ho scelto una buona ID, la VDS viene ottenuta di conseguenza, non dipende più dalla tensione di soglia. In questo caso direi che non vale la pena fare conto numerico perché ci mettiamo troppo. Conto numerico, siccome c'è l'espressione parabolica, poi il conto numerico ci prende un po' di tempo in più. Va bene guardare la cosa graficamente, è sufficiente. Ok? Tanto diciamo, la riduzione della sensibilità rispetto alle variazioni di tensione soglia si apprezza bene, anche senza fare il conto numerico. Nell'altro caso veniva semplice il conto numerico e poi era anche più lampante l'effetto. Ora qui l'effetto si vede in modo meno forte e dobbiamo fare un sacco di conti, quindi poi alla fine si perde l'aspetto, come dire, didattico. C'è un effetto che vi volevo far notare per i bipolari. Comunque il risultato netto in tutti e due i casi, come vi ho fatto vedere, è che lo stesso circuito di autopolarizzazione a quattro resistenze è particolarmente utile sia per i FET sia per i bipolari. Okay? E si usa molto molto frequentemente. Allora, un'altra cosa che vi devo far notare, che forse avete già notato per conto vostro, ma per i FET è più semplice che per i bipolari il ragionamento, perché la corrente di gate è trascurabile nei FET. La consideriamo zero sempre noi, mentre invece nei bipolari la corrente di base non è così trascurabile, è molto più piccola quella collettore, ma non è così trascurabile. Volevo farvi notare una cosa, che in effetti, vedete noi che cosa stiamo facendo, questo termine RB per IB, questo termine qui, nelle approssimazioni che facciamo noi, le scelte che facciamo per RE e per RB, quando diciamo che RB è molto più piccolo di beta F per RE, cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che vogliamo fare in modo che RB sia sufficientemente piccolo da poter trascurare questo termine qui, RB per IB, rispetto al termine RE per IC. È chiaro questo punto? Noi vogliamo trascurare il termine RB per IB rispetto al termine RE per IC. E questo avviene se RB è molto più piccolo di beta FRE. Trascurare questo termine, cosa vuol dire? Guardate, la prima riga è l'equazione alla maglia d'ingresso. Ora torno un attimo indietro. Questa è la maglia d'ingresso. Vuol dire che noi stiamo trascurando questa caduta di tensione rispetto a questa. No? E, insomma, nella somma del circuito stiamo eliminando questo pezzo, stiamo trascurando questa caduta. Che cos'è questa caduta di tensione? È la caduta che si ha sul generatore di Thevenin. Cioè, se noi trascuriamo questa tensione, diciamo che la tensione che c'è sulla base è la stessa che c'è su questo nodo quando il transistore non l'attacco. Ok? Quindi, trascurare il termine RB per IB vuol dire, in altre parole, dire che la tensione su questo nodo, sul nodo centrale del partitore, non cambia se tengo il partitore staccato, quindi ho la tensione a vuoto, oppure attacco il transistore, la base del transistore al partitore. Ok? In altre parole ancora, questo vuol dire che la corrente di base è molto più piccola della corrente che passa nel partitore da solo. Ok? E per questo motivo questo tipo di approssimazione si chiama anche approssimazione di partitore pesante, dove partitore pesante vuol dire un partitore attraversato da una corrente molto più grande di quella che poi finisce nella base. Per cui il fatto che ci attacchi o no il transistore praticamente non cambia il comportamento del partitore. Va bene? Quindi questa, lo ripeto ancora una volta, questo perché ci servirà un pochino gli esercizi, questa approssimazione qui equivale all'ipotesi di partitore pesante.
ripeto, partitore pesante vuol dire partitore attraversato a riposo da una corrente molto maggiore di quella che poi eroga, cioè di quella che finisce nella base. È utile fare questo ragionamento perché vedrete che negli esercizi sarà spesso più facile verificare l'ipotesi di partitore pesante, cioè verificare, fare un confronto tra la corrente di base e la corrente del partitore, piuttosto che andare a fare il confronto tra RB e beta FRE. Insomma, sono più o meno simili, però quello viene un po' più diretto, quindi poi spesso si fa direttamente il controllo sulle correnti invece che il controllo su RB ed RE. Questo è più comodo soprattutto nel caso in cui invece di RB ci sia tutto un circuito e invece di RE ci sia tutto un circuito, cosa che può succedere quando si complicano un po' le cose. Ok, io direi che oggi ci fermiamo qua.